Mi piace dire qualche breve parola sul mio ultimo libro che si chiama Fra Panicare e Jung, un nuovo umanesimo interculturale. Mi piace muovere da una vicenda attuale che sta, diciamo, prendendo tutta la nostra attenzione, cioè la vicenda del coronavirus. È noto quanto i mezzi di comunicazione di massa, la televisione, la radio, eccetera, hanno creato, diciamo, un problema, hanno creato una realtà linguistico-emotiva, ingenerando panico, confusione, caos. A fronte di una consistenza relativamente piccola del problema della sua oggettività. E abbiamo visto a Milano gente che ha assaltato, ha preso assalti i supermercati, li ha svuotati. Insomma, c'è stata l'impressione che si sia scesi al di sotto dell'umano, nell'infraumano, insomma, che siano emersi i mostri dalla nostra psiche inconscia. Questo è interessante perché la seconda parte del libro è dedicata a un confronto tra questo grande intellettuale che si chiama Panikkar, filosofo e teologo, e Jung, che è uno dei più grandi psicologi del profondo del XX secolo. E allora io mi sono chiesto, ma possiamo ridurci, diciamo così, l'occasione del libro è stata un'altra, ma simile, però l'ho adattata a questa cosa qui. Allora, il libro è un contributo alla costruzione di un nuovo orizzonte umanistico, di un nuovo umanesimo, che nei tempi in cui viviamo, che sono tempi di globalizzazione, e quindi un umanesimo che faccia consolidi quello che di umano c'è in noi, che ci eviti, diciamo, queste ricadute. Nel nostro tempo una nuova prospettiva umanistica non può che essere interculturale, perché viviamo in un mondo globalizzato, incontriamo tutte le culture, compresa quella cinese, che è una grande cultura, nonostante il coronavirus, e non può che essere non antropocentrico. L'antropocentrismo è stata parte della storia degli effetti dell'umanesimo. E io invito chi vorrà a leggere questo libro, che chiarisce, offre un chiarimento, lo declina in maniera piuttosto ampia, delle brevissime cose che ho avuto la possibilità di dire in questa intervista.